I riflettori illuminano il campo e le tribune. C'è una bellissima atmosfera. Gli appassionati non vedono l'ora di godersi serate come questa. Benvenuti a tutti! Il calcio d'inizio è alle porte. I giocatori escono dagli spogliatoi pronti per cominciare. Ma guardate il cielo! L'arbitro fischia l'inizio della partita. Ha vari compagni nelle vicinanze. Gioca al centro, ma più sulla destra ora. La passerà o farà tutto da solo? Ronaldo. Passaggio sbagliato e possesso di palla per... Callejón. Sanchez. Ottima corsa. Ha un paio di opzioni per il passaggio. E il loro attacco perde palla. Oh mio Dio. Strano davvero da parte sua. Può effettuare il passaggio. Ronaldo avanza con la sfera per vie centrali. Sanchez! La passa in avanti. La palla non è più in gioco. Rimessa laterale per gli ospiti. Erduisen. La tocca dietro. Ronaldo. Decide di provarci dalla distanza. Ed è gol. Squadra ospite a segnare la prima marcatura oggi. Diagonale eccezionale. Parecchi compagni a cui passare. Sarà difficile superare la linea di metà campo con questo pressing. Sanchez. Farebbe meglio a passare il pallone. Dribbling e palla persa. Callejón. La spedisce in avanti. Sanchez. Grande passaggio. Grande azione offensiva. Ci sono tante opzioni per il passaggio. Ora può crossarla. Ronaldo. Nessun pericolo. Il portiere fa suo il pallone. Di solito gioca sulla sinistra, ma adesso è al centro. Il compagno è pronto a ricevere il passaggio. Sbaglia la scivolata. Riesce ad avanzare sulla fascia. Sembrano davvero spenti. Il pallone è loro, ma se non tirano in porta non segneranno mai. Sanchez. Hanno campo aperto e possono correre. La tira. Possibilità per un 1-2. Firmino è rimasto senza palla. Spinge in avanti.
Un attaccante con la palla. La ridà. Combinazione eseguita nella zona mediana. I giocatori avversari continuano a correre senza palla. Ci sarà un rinvio dal fondo. Possesso perso, l'avversario conquista il pallone. Cambia la direzione del gioco. Passa la ora. Il direttore di gara decreta 2 minuti di recupero. È sempre la stessa squadra ad avere il pallone. La prima frazione si chiude sul punteggio di 0-1. Si possono sentire i tifosi mormorare sugli spalti. Si aspettavano di più dalla loro squadra. Un buon passaggio verso il centrocampista centrale. Eccola andare verso sinistra. La squadra in attacco è chiaramente avvantaggiata adesso. Tiro dalla distanza. Ed ecco che cerca la porta. Manca di molto il bersaglio, ma è un segnale per i difensori. Il passaggio viene intercettato. Egli perde il possesso palla. Sembra un attacco promettente. Giocano con le spalle al muro, la loro area di rigore è sotto assedio. Possesso perso. Sono gli ospiti ad avere la palla. Il centrocampista prende palla. Tanti spazi da sfruttare e tanti giocatori pronti a ricevere palla. Spostata verso il centro, ben fatto. Continua ad andare. Cerca l'azione individuale nel mezzo. Devono solo scegliere a chi passare la palla. La palla va verso il centrocampo. Ci sono opzioni per il passaggio. Ronaldo. Palla in area di rigore, attenzione. Ecco un passaggio verso l'attaccante. Continua a correre. Hanno perso il possesso del pallone. La squadra ospite rimetterà il pallone in gioco. Il centrocampista destro riceve il pallone. Un'ala tiene palla sulla sinistra. Firmino. È fallo, ma si gioca per il vantaggio. L'arbitro ha estratto il cartellino giallo, sono finiti i richiami. Gli ha preso le gambe, è fallo. Il centrocampista prende palla. È stato sfortunato con l'intervento, nulla di fatto. Il centrocampista sinistro riceve la palla. Scambiano la palla. Il passaggio è andato diretto al centrocampista destro. Un buon passaggio trova l'ala sinistra. La squadra di casa subisce gol. La squadra di casa si fa infilare per la seconda volta. Gli ospiti conducono per 2-0. Non la migliore delle scivolate. Un tiro ben piazzato.
Possesso perso. Rimessa laterale in favore della squadra ospite. Il centrocampista destro riceve il pallone. Ha dei compagni vicino. Annullato per fuorigioco. Questo è un fallo e l'arbitro fischia. Come vediamo, si è fatto male. Il giallo era inevitabile. Il direttore di gara si assicura che le regole siano rispettate. Questi falli non si vedono nemmeno nelle gare tra scapoli e ammogliati. I suoi compagni di squadra sono andati a supporto. La palla resta in gioco. Guadagna un calcio d'angolo. Nessun pericolo, il portiere ferma il pallone con un ottimo intervento. Una brutta mossa da parte sua qui. Mette il pallone in calcio d'angolo. Aumenta la pressione da parte degli ospiti. Il portiere ha mandato il pallone in calcio d'angolo. Bella azione. Parte il corner. Parata del portiere e palla in corner. Sarà di nuovo calcio d'angolo. Vediamo cosa succede. Magari ci sarà un gol. A segno. Che bella conclusione. Sono in vantaggio di 3 gol. Direi che è un vantaggio che fa stare tranquilli. Gli ospiti sono ora in vantaggio di 3 gol. La partita può proseguire. L'arbitro stabilisce che saranno 4 i minuti di recupero. Fa partire il tiro. Il portiere si fa trovare pronto. Pallone deviato in angolo. Il direttore di gara fischierà a breve la fine dell'incontro. Alcune giocate davvero spettacolari e un'atmosfera elettrica sugli spalti. Cosa potremmo chiedere di più? È stato un piacere poter commentare questa partita. C'è qualcuno a cui dare la palla. Manda la palla indietro. La colpisce. Il pallone si perde, sarà calcio d'angolo. Ora gli ospiti batteranno l'angolo. Il pubblico trattiene il fiato. L'azione potrebbe essere pericolosa. Palla alta verso l'area. Ronaldo. Momento difficile per la difesa. Colpisce il pallone. Ha avuto una bella occasione per segnare, ma l'ha mancata. L'arbitro fischia la fine. La squadra ospite rientra vittoriosa negli spogliatoi.
Buonasera, siamo felici che siate con noi questa sera. Le condizioni sono perfette, è tutto in mano ai giocatori che mostreranno le loro abilità e il loro potenziale. Comincia la partita! E la gara ha inizio! Il difensore centrale sulla sinistra. Questo è il calcio offensivo che ci piace. Hanno stretto gli avversari in una morsa. La para, pallone che esce dal campo. Sarà calcio d'angolo. Il portiere è stato bravo qui, una parata eccellente. Ci sarà un calcio d'angolo. Cross calibrato. Non è il posto migliore per perdere il pallone. Paratona del portiere, sarà calcio d'angolo. Così hanno guadagnato il corner. Il portiere è stato bravo a respingere la conclusione. Modalità stand-by attivata. Cosa sta succedendo? Adesso dovranno continuare a giocare senza palla. Depay avrebbe dovuto fare meglio. Ci sono opzioni per il passaggio. Sanchez. Il centrocampista sinistro ottiene la palla. Bella azione offensiva, tante possibilità di passaggio. Una giocata pessima e perde la palla. Cambio di possesso. Il difensore ha la palla vicino al lato sinistro. Sanchez. Ed è rimasto senza un pallone con cui giocare. C'è qualcuno a cui dare la palla. Stanno giocando con gli avversari come il gatto col topo. Adesso che ha la palla tra i piedi può attaccare. Callejon. Avversario senza palla da molto tempo. Che giocata del portiere, minaccia sventata. Opta per un cross lungo. Fermi tutti, interviene il portiere. Spostata verso il centro, ben fatto. Depay. Possesso palla gestito nel mezzo. Pessima giocata davvero. Non è riuscito a farne niente. La gara riprende con questo rinvio dal fondo. Possesso perso, l'avversario conquista il pallone. Callejon. Lunetta. Delmas. Ci provano passando dal centro. Stanno controllando il possesso davvero molto bene, ma devono riuscire a fare il passaggio finale e segnare un gol. Depay manda la palla indietro. Callejon. Lunetta. Il centrocampista destro riceve il pallone. Il centrocampista sinistro riceve la palla. Ci sono buone opzioni per passare il pallone. Palla in area di rigore, attenzione!
Salve a tutti, siamo felici di darvi il benvenuto alla partita. Liggy è la filosofia dell'accoglienza scandinava e l'Etgnuspark è un ottimo esempio. Ci sono solo 2000 posti, ma il campo è perfetto. Qui non c'è nulla che possa distrarti dal calcio. Il calcio d'inizio è alle porte, i giocatori escono dagli spogliatoi pronti per cominciare, ma guardate il cielo. Ecco il fischio, la palla è in gioco, che lo spettacolo abbia inizio. Varie possibilità da considerare. E si va subito all'attacco. Sembra che vogliano entrare in porta con il pallone. Gli avversari sono tutti schiacciati nella loro area. Optano per le vie centrali. Fa partire il tiro. Ecco la prima rete. Sono stati bravi, segnare presto è sempre positivo. Gli ospiti si portano in vantaggio. La passerà o farà tutto da solo? Sanchez. Tira! Conclusione potente che però manca il bersaglio. Erduisen. Il centrale destro entra in gioco. E l'ala destra riceve la palla. C'è qualcuno a cui dare la palla. La squadra avversaria è letteralmente alle corde. Il centrale destro ha il pallone. Un'opportunità per avvicinarsi alla porta. Può effettuare il passaggio. Erduisen, il centrocampista centrale ha la palla. Sanchez. Gli avversari hanno giocato bene in questa occasione. Vediamo dove finirà questa palla. Non ha mai dato l'impressione che potesse riuscirci. Ben fatto, la squadra ospite è in grande spolvero. Raddoppio della squadra ospite, 0-2. Passaggio al centro, più sulla sinistra in realtà. Ci sono giocatori liberi, barricati nella propria area di rigore. Arriva per primo sul pallone e interrompe l'azione. Sanchez. Ronaldo. Sanchez. Prosegue. Ci sono opzioni per il passaggio. Il centrale sinistro ha la palla. E lì finisce l'attacco. Callejon. Può partire il contropiede. Possibilità per un 1-2. Il centrocampista prende palla. I compagni di squadra si propongono. Non ci posso credere, un altro gol e le reti di scatto diventano 3. La squadra di casa è sotto di 3 gol. Vediamo se sarà in grado di reagire. Grande azione offensiva, ci sono tante opzioni per il passaggio. Sembrano davvero spenti, il pallone è loro, ma se non tirano in porta non segneranno mai. Cerca il gol. Una grande azione da parte dei padroni di casa. La squadra ospite ha deciso di non fermarsi qui. Terza marcatura per loro e punteggio che recita 1-3 a favore dei visitanti. Il passaggio è andato diretto al centrocampista destro. La passa dietro. I suoi compagni di squadra sono andati a supporto.
È arrivato il momento di concretizzare. Hanno trascorso troppo tempo con il pallone vicino alla porta avversaria. Un attaccante con la palla. Vediamo se riescono a creare qualcosa qui. Sanchez. Sta succedendo qualcosa di strano. La palla continua a rotolare vicino all'area di rigore. Cerca il modo per entrarci, ma senza successo per ora. Erduisen. 3 minuti di recupero. Ci sono buone opzioni per passare il pallone. E ora la palla è degli avversari. Gioca al centro, ma più sulla destra ora. Hanno campo aperto e possono correre. Si sposta verso la zona destra del centrocampo. Sanchez. Passala. Il passaggio è andato diretto al centrocampista destro. Si conclude qui la prima metà di gara. Inizia l'intervallo. Il pubblico sugli spalti vorrà certamente vedere di meglio nella ripresa. La squadra di casa è sotto di 2 gol. Stanno ripiegando verso la propria area. Il centrocampista prende palla. Cercheranno ora di creare qualcosa sulla destra. Deve solo decidere a chi passarla. Gli avversari prendono la palla. Ripartono subito all'attacco. Ci sono opzioni per passare. Può attaccare dal fianco destro. Ha un paio di opzioni per il passaggio. È il loro centrocampista centrale a ricevere la palla. Almeno ha segnato. La situazione è leggermente migliore. La squadra di casa ha segnato e ora è sotto di 3 gol. Eccola andare verso sinistra. Ronaldo. Non so cosa volesse fare, ma è frustrante. La palla si alza sopra la traversa. Ha tirato da una posizione sorprendente. Non se lo aspettava nessuno. Pallone che si allontana dall'area. Non è ancora troppo tardi per provare a rimontare. Altri attaccanti chiedono palla. Ronaldo. Ne fanno un altro. Pochi sarebbero riusciti a ribaltare una situazione come quella. Sono senza parole, non credo ci sia molto da dire oggi. L'ala destra è in movimento. Tira! Grande conclusione in termini di potenza, ma nessun pericolo creato. Avrebbe dovuto fare meglio. Non vedo nessuno che si inserisca nello spazio. Tanti spazi da sfruttare e tanti giocatori pronti a ricevere palla. La palla passa agli avversari. Erduisen. L'azione si sposta verso il centro del centrocampo. Ha dei compagni vicino. Sanchez. Conquista terreno. Ronaldo.
e perdono la palla vicino alla loro porta. Hanno schiacciato gli avversari nella loro area di rigore, ma stanno lottando come leoni. Ha alcuni compagni a sostegno. Avversari chiaramente indietro in quanto a possesso palle. Un altro, complimenti! Queste due squadre vengono da due pianeti diversi, o così sembra. Mi piace la sua abilità nei passaggi in diagonale. Si va al centro. Sanchez. È sempre la stessa squadra ad avere il pallone. Ha molto spazio per avanzare. Momento tosto per la difesa che non sta toccando palla. Girano la palla dietro verso il portiere. La sfera va verso il centrale destro. Sanchez. Spedisce il pallone sul lato opposto. Ronaldo! Che tiro! Li stanno surclassando! Un punteggio del genere indica una sconfitta senza appello. Sono stati schiacciati. Una squadra sta dominando oggi e il punteggio lo dimostra perfettamente. Buona azione offensiva, i giocatori si stanno smarcando. Il passaggio è andato diretto al centrocampista destro. Troppi passaggi, è ora di tirare. Il direttore di gara dice che si giocherà per 4 minuti oltre il 90esimo. Ronaldo! Sarà difficile superare la linea di metà campo con questo pressing. Sanchez. La squadra in attacco ha preso l'iniziativa e sta schiacciando gli avversari nella loro area. Rete messa a segno dalla squadra ospite. L'arbitro guarda il cronometro e decide che la partita può finire qui. Gli ospiti hanno utilizzato saggiamente il tempo a loro concesso. Facciamo loro i complimenti per questo.